Ciao ragazzi, sto a Napoli, sono arrivato adesso per fare una masterclass domani e dopodomani, una scuola pazzesca, poi una giornata fantastica. Vado a prendere un caffè perché io amo prendere il caffè e quindi qua ogni bar è super buono, hanno quelle macchine, no, al braccio stupende, alla ricerca di un caffè. Mi godo un pochino Napoli, poi più tardi vado in hotel e comincio a lavorare. Sto dentro la galleria Umberto I, pazzesca, guardate qua, lo so che la conoscete, ma è meravigliosa. Qua però non c'è, non so che anche di Milano qua dentro, sembra un pochetto. Ovviamente sono venuto qui allo storico Gambrinus per prendere il caffè. Qua, Gambrinus, storico caffè, per esempio, quasi tutto. Pazzesca, io è meglio che non la leggo perché è napoletano, ovviamente. Ecco, una delle piazze più belle d'Italia, ma anche del mondo, che è Piazza Plebiscito. Di questa piazza ho dei ricordi pazzeschi. Ricordo che, credo che era il 2004-2005, qui c'era il palco, c'erano 100.000 persone o poco più. Io suonavo consoli. E c'era Skin degli Scancanensi e c'era anche Sting, quindi diciamo che noi eravamo i secondi, Scancanensi cioè era il primo e Sting era l'ultimo, soltanto che è successo un gran casino che la cantante degli Scancanensi non gli andò giù di cantare prima di Sting, quindi noi dovevamo essere i primi, noi Carmen Consoli. E niente, alla fine lei se n'è andata e noi abbiamo fatto un concerto più lungo del solito, aprendo praticamente il concerto a Sting. Questa cosa è stata meravigliosa, ho conosciuto anche Sting, all'epoca l'ho visto, era altissimo, con sta cresta, bellissimo. Quindi questa piazza ha un significato enorme per me. E un'altra cosa che ho fatto in questa piazza è stato uno spettacolo della Rai, qui in questa piazza, che si chiamava I Colori di Napoli. E io ho fatto tutti gli arrangiamenti per la trasmissione, c'era una grande orchestra, ero il responsabile dell'orchestra, ero la spalla dei secondi violini, il responsabile, e avevo fatto tutti gli arrangiamenti per l'orchestra. C'erano tantissimi ospiti, era venuto anche Massimo Ranieri, era lavorato con tanti artisti, e anche Umberto Bindi all'epoca, e avevo fatto degli arrangiamenti per lui favolosi. Che purtroppo all'epoca non esisteva né Facebook né Instagram, niente, e quindi chissà che fine hanno fatto queste cose, se c'era qualcuno che con una videocamera li prendeva. E tanti ricordi, ne posso di tantissimi, tantissimi altri. Posso. Ci sarà questa scuola, l'Istituto Superiore di Istruzione Melissa Bassi, mi ospita per fare la masterclass di violino pop rock. Sarà una grande esperienza e io sono felice di portare in questa scuola la mia idea di violino, il mio concetto di strumento che non è quello classico, ma è utilizzare tante cose, tante idee che spiegherò in questa classe. Vabbè, dai, ci vediamo.